Bene, un saluto di benvenuto a tutte e a tutti per questa ripresa delle nostre letture Dantis nella sezione autunnale. E abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il professor Darragh O'Connell, che ha assunto un compito abbastanza complesso e importante, perché questo canto del Purgatorio è senz'altro uno dei canti decisivi di svolta della poetica, di parte della poetica dantesca, e quindi doppiamente lo ringraziamo anche per questa scelta. Il professor O'Connell è capo del Dipartimento al University College di Cork in Irlanda e direttore anche del Center for Dante Studies in Ireland, di recente costituitosi e già centro di attrazione per gli studi danteschi. Sue sono tre aree di interesse dei suoi studi in particolare, oltre naturalmente a Dante, che ha frequentato in questi decenni, anche la narrativa siciliana moderna e contemporanea e la produzione settecentesca di scritture autobiografiche, con attenzione particolare alle figure di Vico, di Pietro Giannone e via dicendo. L'impegno di O'Connell si è manifestato, ha preso forma anche in volumi che tutti noi dantisti abbiamo maneggiato frequentemente, a partire da Art and Nature in Dante con Jennifer Petrie, e passando per Dante and the Seven Deadly Sins con John Barnes, per arrivare a un volume che ancora non è uscito ma è in corso di stampa, mi pare presso l'editore Cesati di Firenze, su luoghi e spazi reali e ideali nell'opera e nella vita di Dante. Questo è il titolo. Le sue cariche dicono di un ampio impegno didattico e di formazione per le nuove generazioni. È segretario onorario della Society for Pirandello Studies, e membro esecutivo anche dell'Associazione Internazionale Professori d'Italiano e della Comparative Literature Association of Ireland. Dunque, con grande piacere gli do la parola e lo ringrazio di questa sua partecipazione, che avvia, sono certo, con il piede giusto anche questo ciclo di letture Dantis. Raddoppio il mio piacere nel consegnargli anche la medaglia nostra, il nostro sigillo della società, e una delle ultime edizioni delle nostre opere eseguite relativo al De Vulgari Eloquentia e al De Monarchia di Dante. Grazie. Spero che i nostri amici calcistici abbiano smesso di cantare. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere venuti. Vorrei ringraziare il professor Cicuto e la società dantesca per questo invito molto gentile. È un vero piacere per me essere qui con voi, specialmente perché siamo qui a Firenze e in questo meraviglioso palazzo, per parlare di questo canto straordinario. E vorrei anche dedicare questa mia lettura alla mia professoressa di quando ero studente al Trinity College Dublino, Corina Salvadori Lonergan, fiorentina di nascita, ma maestra di coloro che sanno. Allora, la mia lettura sarà in grado di sfiorare solo alcuni aspetti e spero di potervi dare un'idea di alcuni degli affascinanti elementi in gioco, linguistici, tematiche, anche poetici. Poiché questo è il primo canto del Purgatorio vero e proprio,
Inizialmente dedicherò alcuni momenti al tema del peccato e come Dante struttura la sua seconda cantica. Per quanto riguarda il canto in sé, vorrei dire subito che, a mio avviso, questo è uno dei canti in cui Dante si distingue come poeta e si sforza di mettere in scena poeticamente, cioè attraverso la lingua, l'arte divina, diventando così lo scriba di Dio. Tutto questo avviene nel contesto dell'umiltà. Sosterrò che la scrittura di Dante, la sua descrizione dell'arte non mediata di Dio, è in effetti un atto di umiltà. Le tre immagini che vedete nel primo slide sono tratte dalle litografie dell'artista irlandese Limo Brin, dedicate ai 100 canti della commedia. E si tratta proprio di una risposta artistica unica a Dante, che a mio avviso è importante mostrarvi alcune di queste litografie che appartengono a questo gruppo di canti, visto il ruolo di primo piano che l'arte figurativa svolge nel decimo del Purgatore. Bene, cominciamo. Questo è un canto che segna un momento di vera e propria transizione nel poema. Ci siamo lasciati definitivamente alle spalle l'antipurgatorio, il vero cammino verso la salvezza inizia qui. Questa è la diritta via ricercata da Dante personaggio nell'Inferno 1. Attraversando la porta del purgatorio nel canto precedente, Dante ha finalmente iniziato il processo attraverso il quale, con le 7 P incise sulla fronte, può purificarsi del peccato e quindi ottenere il paradiso. E questo è anche il punto in cui nasce la vera funzione del purgatorio. L'intero canto è strutturato in 5 parti distinte. Innanzitutto abbiamo l'arrivo di Dante e Virgilio sulla prima cornice, e poi il primo basso rilievo, l'Annunciazione, segue il secondo basso rilievo, Davide che danza davanti all'Arca Santa, poi il terzo, l'imperatore Traiano e la Vedovella, e infine la quinta parte, l'arrivo dei superbi appesantiti dagli enormi massi che portano sulle spalle. Tutto questo dovrebbe ricordare le 5 parti distinte dell'Inferno, canto 10. Un altro canto di soglia. Lì, nella prima parte, abbiamo Dante e Virgilio che arrivano nelle città di Dite. Segue poi l'incontro con Farinata. Il terzo momento è l'introduzione da parte di Cavalcanti e dei Cavalcanti. La parte quarta, diciamo, è il ritorno al discorso di Farinata. E infine, la quinta parte è di nuovo Dante e Virgilio. Anche il canto 10 del Paradiso è un canto di soglia prima del Paradiso del Sole. Tornerò al canto 10 del Paradiso alla fine della lettura. Allora, le prime due terzine segnano la transizione del poeta e della sua guida mentre sono sulla soglia. Evidenziano anche il malamor che può portare alla dannazione eterna e alla salvezza attraverso la contrizione e la purgazione. Infatti scopriremo che tutto il peccato non è altro che una perversione dell'amore o un amore mal indirizzato. Si nota anche la letterazione con la lettera P qui all'inizio, poi porta perché fa parer, che sarà ripresa con la stessa lettera nell'ultima terzina del canto, qualcosa che rimanda, secondo me, ai 7 P incise sulla fronte del pellegrino. La dritta la via torta dovrebbe anche rimandare, e questo è un esempio di analessi, alla condizione del pellegrino nella selva oscura dell'Inferno 1. Forse la caratteristica più saliente dell'intero canto sarà la sua enfasi sulla descrizione, e non solo sulla descriptio loci, ma piuttosto la sua enfasi sarà sui limiti del linguaggio per descrivere adeguatamente quando si confronta con il soprannaturale, con i fenomeni della creazione divina. Un'enfasi particolare sarà quindi data agli occhi. Qui leggiamo gli occhi volti, alla loro capacità di recepire tutto e di comprendere appieno, e successivamente alla capacità del linguaggio di rappresentare tali visioni. In effetti, in questi versi Dante segnala il suo intento con un appello agli occhi. Nel corso di questo canto straordinario, i sensi visivi, uditivi, olfattivi si combatteranno
a vicenda per tenere il passo con la mimesi divina. Ciò che è immediatamente importante è questa transizione, questo varcare della soglia, questo passaggio nel vero purgatorio si è verificato. E anche se il pellegrino e la sua guida viaggeranno attraverso sette spazi di purificazione chiaramente definiti, non sarà fino a quando non si troveranno di fronte al muro di fuoco sulla cornice dei lussuriosi che si incontrerà un'altra soglia di grande transizione. Quella soglia condurrà al paradiso terrestre. Tra questi due punti di passaggio quindi si trova il vero purgatorio. È anche il luogo in cui il pellegrino verrà istruito sull'anima, sull'importanza del libero arbitrio e sulle vie dell'amore, soprattutto dell'amore mal orientato. Ho pensato che sarebbe stato meglio parlare un po' della struttura con l'aiuto di questa immagine. Rispetto alla topografia dell'inferno di Dante, il purgatorio è un luogo notevolmente ordinato e strutturato, apparentemente meno complicato. Ma faremo bene ricordare che la montagna stessa, questa massa sporgente che punta verso l'alto, con il paradiso terrestre sulla sommità, è in realtà il risultato del precipitare di Lucifero sulla terra dopo essere stato bandito dal paradiso. E Lucifero è anche simbolo della superbia. E per questo è importante. Molto rapidamente, quindi, a differenza dei nuovi cerchi che costituivano l'inferno, abbiamo sette cornici che corrispondono di conseguenza ai sette vizi capitali: superbia, invidia, ira, vendicativa, acidia, gola, lussuria. In effetti, su ogni cornice Dante e Virgilio incontreranno anime penitenti appartenenti a ciascuna di queste disposizioni peccaminose e assisteranno sotto una varietà di meccanismi diversi a una serie di esempi di questi vizi, di solito tratti dalla Bibbia e da fonti classiche, e soprattutto a esempi delle loro virtù apposte. Di conseguenza, il primo di questi esempi virtuosi su ogni cornice sarà tratto dalla vita di Maria. Ma non ci siamo ancora arrivati. Sia Virgilio che Dante, Viator, devono prima compiere una difficile scalata per raggiungere la prima cornice. Si tratta di una salita piena di incertezza e ancora una volta c'è un appello ai sensi, che sono confusi dalla natura divinamente disorientante del paesaggio mutevole e sembra letteralmente mutare. Non si tratta di disorientamento morale come nell'Inferno 1, ma piuttosto di disorientamento sensoriale, un motivo che sarà amplificato più avanti nel canto. Degno di nota è l'appello di Virgilio all'abilità, alla bravura, potremmo anche aggiungere maestria artistica. Qui si conviene usare un poco d'arte. In effetti, la natura dell'arte, in tutte le sue manifestazioni, sarà al centro dell'intero canto. Il consenso critico, diciamo generale, è che il percorso che si muoveva e da una e dall'altra parte è semplicemente un percorso zigzag. Tuttavia, già da Pietro di Dante e Benvenuto da Imola, i commentatori hanno ammesso la possibilità che il sentiero stesso si muova da una parte all'altra. A livello simbolico, questo rafforza l'idea che l'inizio del cammino di purificazione che conduce a Dio sarà difficile, faticoso e tortuoso. E così arriviamo alla prima cornice della montagna, la cornice della superbia. La menzione da parte di Dante di questo luogo presumibilmente deserto, su un piano solingo, è il luogo adatto per farci rivedere qual è il suo disegno qui e come ci è arrivato. E questo comporterà un breve richiamo al contesto dei cosiddetti sette peccati capitali. Il libero arbitrio è forse il concetto morale chiave della commedia, però
Virgilio stabilisce anche il principio di tutti i peccati e le virtù che sono fondati sull'amore, sulla natura degli obiettivi del desiderio umano. E Virgilio dice nel 17° canto, né creator, né creatura mai, come Joel, figliol fu senza amore, o naturale o d'animo, e tu lo sai. Pertanto, ogni peccato è una perversione dell'amore. Al centro della commedia, il discorso di Virgilio insegna a Dante e quindi ci fa ripensare, rivisitare mentalmente anche le punizioni dell'inferno. Inoltre, sempre nel 17° canto, Virgilio afferma: «Esser convene, amore sementa in voi d'ogni virtute e d'ogni apparazione che merta pena». Tornerò su questa citazione tra un attimo. Quindi, i 7 vizi capitali, superbia, invidia, ira, acidia, avarizia, gola, lussuria, in questo ordine, sono questi che vengono corretti sulle 7 cornici e sono in realtà una distorsione dell'infinito potenziale dell'amore, un potenziale che può essere recuperato solo attraverso la penitenza e una virtù correttiva su ogni cornice. Per quanto riguarda questi 7 peccati capitali, diciamo, dobbiamo tenere presente che nel Medioevo non si trattava di peccati veri e propri e non erano nemmeno necessariamente mortali e non erano sempre 7 in numero. Tuttavia, il numero 7 non è arbitrario, in quanto è un numero emblematico, sacro, 7 giorni della settimana, 7 pianeti e 7 giorni della creazione. Nella tradizione platonica il 7 è considerato la somma del mondo, il numero dell'anima del mondo. Cicerone dice che il numero 7 è il nodo di tutto, soprattutto il 7 è il numero dell'uomo, come spiega Macrobio nel V secolo. Sant'Agostino e una lunga tradizione patristica concordano perché l'uomo unisce i 4 elementi della materia, corpo, con le 3 facoltà dello spirito o dell'animo, l'intelletto, volontà e memoria. E il numero 7 rappresenta quindi il nesso tra il materiale e lo spirituale. E le fonti rilevanti, come abbiamo detto, sono Macrobio, Sant'Agostino, ma anche Isidoro di Siviglia con il Liber Numerorum. L'elenco dantesco dei 7 vizi capitali può essere fatto risalire a Arivago di Ponto, un monaco asceta che visse nei deserti vicino ad Alessandria alla fine del IV secolo. Egli stilò un elenco di 8 tentazioni affrontate dagli eremiti: gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, acidia, torpore spirituale, diciamo, vanagloria e superbia. Il suo allievo, il monaco Cassiano, teorizzò l'elenco utilizzando un principio di concatenazione per cui ogni vizio dà origine al successivo. E Cassiano oppose ogni vizio a un principio di virtù e spiegò che la superbia è la radice di tutti i peccati, e questo viene dall'Ecclesiastico 10, un vizio così grave che non si oppone a nessuna virtù particolare, ma solo a Dio stesso. Quonium initium omnes peccati est superbia. Questa nozione, come vedremo, è molto importante nella visione di Dante. Buoni esempi di questo sono ovviamente Nembrotto, ma soprattutto Lucifero. Allora, intorno al 600 d.C., nei Morali di Giove, Papa Gregorio riordinò l'elenco, aggiunse l'invidia e fuse l'acidia e la tristizia. Chiamò propriamente vizi queste tentazioni e spiegò che poiché la superbia è alla base di tutti i vizi, non è realmente uno di essi. Poco dopo, tuttavia, la superbia fu fusa con la vanagloria e il primo vizio della lista di Gregorio per ottenere un totale di 7 vizi. E questo fu poi leggermente riorganizzato da Pietro Lombardo nel 200. Così arriviamo alla lista di Dante. Ma molto brevemente menziono qui anche il Domenicano Peraldo, la cui somma di virtutibus e vices
fu un testo molto importante per Dante, per tutto il suo sistema di vizi e virtù. Come già accennato, si tratta di un elenco di vizi, non di peccati. I peccati sono azioni, i vizi sono abitudini o disposizioni del carattere che possono essere riformate o corrette. Un peccato mortale è un peccato mortale che porta alla dannazione o alla seconda morte, alla morte dell'anima. Un vizio capitale è una disposizione che dà origine ad altri vizi e a particolari azioni o peccati, ma non è necessariamente un peccato morale in sé. Questa è esattamente la distinzione che Dante fa. I peccati specifici, azioni, sono puniti all'inferno, mentre i sette vizi, disposizioni dell'anima, sono corretti nel purgatorio. Sono i salvati, solo i salvati possono intraprendere questa correzione. E qui siamo nel regno dei salvati. San Tommaso non considerava i sette vizi principali o il loro ordine importante dal punto di vista teologico, ma li vedeva come cause finali del peccato, cioè come vizi che inclinano l'anima lontano dal suo vero obiettivo finale verso un bene apparente o minore come fine a se stesso. Anche Dante li intende in questo modo. San Bonaventura definisce i sette vizi in termini di amore perverso, un'idea che è fondamentale per Dante. Però va detto, il culmine medievale è l'espressione concreta più perfetta della tradizione dei sette vizi principali, è la Commedia di Dante. Abbiamo visto che i vizi costituiscono il principio strutturale della cantica centrale del poema. Ma da che cosa derivano? Più avanti, nel canto 17, come abbiamo visto, Dante chiede a Virgilio di fornire il principio di fondo per l'ordinamento dei sette vizi cardinali. L'amore, spiega Virgilio, è il principio centrale sia del creatore che della creazione. E qui Virgilio si riferisce obliquamente ai sette vizi capitali in tre categorie di gravità decrescente. Malato puote errar per malo obiettivo, obietto e per troppo o per poco di vigore. Errar per malo obietto, superbia, invidia, ira. Errar per poco di vigore, acidia. Errar per troppo di vigore, avarizia, gola, lussuria. Virgilio prosegue spiegando che quest'amore per il male del prossimo o amore perverso costituisce il primo dei tre regni del purgatorio, producendo i tre vizi della superbia, dell'invidia e dell'ira vendicativa. Si tratta di versi che in realtà illuminano anche la struttura dell'inferno che Virgilio aveva già delineato a Dante nell'Inferno 11, che lì era concepito secondo linee aristoteliche e ciceroniane. Lì, tuttavia, le divisioni violente e fraudolenti erano basate sull'azione peccaminosa, non come qui, dove si tratta di propensione. La prima che spiega è quella proprio della superbia. Il mal che si ama è del prossimo, e chi per essere sul vicino soppresso spera eccellenza è sol per questa brama che al sia di sua grandezza in basso messo. La superbia desidera implicitamente un danno per gli altri, al fine di stabilire la propria superiorità per contrasto. La superbia cerca, in ultima analisi, di esaltare su tutti gli altri un io. Ovviamente la superbia, insieme all'invidia e all'ira, creano conflitti e discorde, indeboliscono la comunità, la giustizia e l'ordine sociale. E come abbiamo visto, ovviamente, in tutto il corso dell'inferno. Inoltre, hanno anche una dimensione intellettuale, un calcolo di benefici basato su una concezione di sé e della sua relazione con gli altri. Per riformare la superbia e il vizio in generale,
lo scopo del purgatorio è quello di riorientare il nostro amore, la nostra comprensione verso il vero ultimo bene, ordinando in modo appropriato la valutazione e le ricerche di tutti gli altri beni, al fine di realizzare il pieno potenziale della nostra natura di essere incarnati e coscienti a cavallo tra il finito e l'infinito. Bene, torniamo ora al nostro canto e alla cornice della superbia. Tuttavia, ciò che ci troviamo immediatamente di fronte non sono che i superbi che si purificano, e nemmeno gli esemplari di superbia. Per questo dovremo aspettare fino al dodicesimo canto. Piuttosto ci troviamo di fronte agli esemplari di umiltà, la virtù apposta alla superbia. Il modo in cui questo viene realizzato, tuttavia, è una delle sequenze più notevoli del Purgatorio e va al cuore delle preoccupazioni rappresentative di Dante Poeta, perché sulle parete della terrazza, nel marmo scintillante, gli esempi virtuosi sono rappresentati dalla mimesi divina. E qui sulla cornice dei superbi, in particolare nei canti 10 e 12, che Dante fornisce la sua attenzione più prolungata e importante di Dio come artefice dei regni dell'aldilà e della relazione tra la sua arte e quella prodotta dalla natura e dagli uomini. Qui abbiamo uno dei più grandi esempi del Deus Artifex. Questo blocco di canti, con le sue sequenze di ecfrasi estese o descrizioni letterarie, la descrizione letteraria delle arti visive, sono la riflessione più esplicita e sostenuta di Dante sulla loro funzione e, come tale, hanno ricevuto ampi commenti critici da una varietà di prospettive. In questi canti, e soprattutto qui nel canto 10, Dante non solo rivela le sue preferenze per il realismo, la plasticità e la vitalità dell'arte del tardo 200 e delle sue affinità espressive con Giotto, ma definisce anche la propria poesia in relazione alle descrizioni ecfrasiche di altri poeti. Una possibile fonte sarebbe, diciamo, Alain de Lille, il cui Anticlaudiano si apre con una descrizione delle dimore della natura, le cui pareti presentano un panorama di immagini che illustrano la storia della corruzione umana. Ma per i nostri scopi, ciò che è interessante è il modo in cui Dante sviluppa la concezione di Dio come artista e dell'arte che imita la natura, ma la natura che è inferiore all'arte di Dio. L'arte in questi canti assume la forma di incisione a rilievo sul marmo lucido delle pareti e del pavimento della prima cornice del Purgatorio, la cornice attorno al quale girano i nostri superbi, penitenzialmente appesantiti dal peso di grandi pietre. Nel canto 10 il lettore vede, con Dante personaggio che focalizza la nostra visione, tre scene incise sulla parete. L'aspetto notevole di immagini dei superbi puniti, l'aspetto notevole, scusatemi, di queste scene è la loro trasgressione di tutti i confini naturali e sensoriali. Non solo viene superata tutta l'arte umana nelle figure di Policleto, il celebre scultore dell'antichità, ma l'arte delle incisioni va oltre la natura stessa che si dice venga disprezzata. E qui abbiamo questa bellissima rappresentazione fatta da Guglielmo Giraldi del circa 1480. Esser di marmo candido e adorno, d'intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura gli avrebbe scorno. Come sostiene Maria Antonietta Terzoli in un bellissimo saggio, l'affermazione non è una generica iperbole, ma impone fin dall'inizio un duplice confronto con l'arte umana evocata dal nome del più celebre scultore greco
e con la natura, entrambe sovrastate da opere d'arte costruite da Dio stesso. Solo dopo che tutte le scene sono state percepite, l'artefice di queste opere viene rivelato nei versi 94-96. Con la qualità veramente meravigliosa dell'arte sottolineata dal paradosso di visibile parlare e dall'uso della figura retorica del ad nominatio, nella ripetizione nova novella. Colui che mai non vide cosa nuova produsse questo visibile parlare, novella a noi perché qui non si trova. I versi che descrivono i rilievi sono molto spesso e giustamente considerati un esempio innovativo di ecfrasi. L'esperienza del pellegrino con i rilievi segna un momento in cui l'Eterno gli parla attraverso l'incontro con l'arte creata direttamente ed ex nihilo da Dio. Come tali, i rilievi sono sconcertanti e nuovi, novello per lo spettatore e per il lettore umano. Questo è il punto. Che l'artefice, il verbo produrre, qui penso che sia significativo, l'artista responsabile di questi rilievi è Dio e viene ribadito dopo la seconda serie di esempi, una sequenza estesa di immagini di superbi puniti e è stata vista sul pavimento della terrazza del dodicesimo canto. Qual di Penel fu maestro o di stile che ritraesse l'ombre e i tratti che ivi mi riferiano un ingegno sottile, morti li morti e i vivi paren vivi. Non vide mei di me chi vide il vero, quando io calcai fin che chinato givi. Nell'arto Dio fa sembrare morti i morti, vivi i vivi, supera tutti i maestri del pennello e dello stilo. È diverso da qualsiasi artista che traccia ombre e contorni. Si notano anche qui i termini tecnici del mondo dell'arte contemporanea. Stile è lo stilo o l'attrezzo di ferro appuntito usato per l'incisione. Ritrarre è una parola tecnica usata anche metaforicamente nel Paradiso 30, ma qui nel decimo canto per abbozzare i contorni delle figure e le ombre del basso rilievo. Il punto più importante però è che Dante sta nuovamente stabilendo una gerarchia. Al suo vertice c'è Dio, l'artefice dei rilievi, che è superiore non solo a tutti gli artisti umani, ma anche a tutta la realtà naturale. Nel fare questo, ha certamente in mente i luoghi comuni scolastici sulla incapacità dell'arte di rappresentare pienamente i fenomeni naturali. Era un luogo comune presentare l'arte come inginocchiata davanti alla natura e insistere piuttosto sull'inadeguatezza dell'arte rispetto alla natura nel linguaggio. E questo è ciò che Dante qui riecheggia e ribalta. Il Deus Artifex di Dante cancella l'incapacità dell'arte di far apparire vivi i suoi oggetti, di farli muovere, sentire e parlare. Eppure, come stiamo per vedere, sono proprio questi gli atti compiuti dal primo gruppo di rilievi in Purgatorio 10. Nella Monarchia e nell'Inferno 11, Dante aveva notato che la natura stessa deriva dall'arte divina e l'arte umana e la natura sono superate dall'arte divina nel Purgatorio 10, 11 e 12. Ma non dobbiamo dimenticare che Dante, poeta, si assume il compito di rappresentare con il linguaggio l'arte di Dio. In un bellissimo libro, Pigliare occhi per aver la mente, Dante e la commedia, le arti figurative, Laura Pasquini parla proprio di una rivoluzione naturalistica, nel senso che tra il 200 e il 300 l'arte figurativa dell'Occidente medievale vive un cambiamento epocale generato da una rinnovata attenzione per la rappresentazione della realtà fisica, percepibile naturalmente attraverso i sensi. Qui nel decimo del Purgatorio Dante dimostra la sua percezione della possibilità artistica andando un passo oltre il reale e il naturalistico. Ovviamente
tutto questo è ramificazione per la sua poetica e metapoetica, sulla cornice di arte divina si tratta, Dio stesso è l'artefice di quello splendore, quello che Michelangelo Piccone definiva la prova più alta della divina mimesi, la traduzione poetica, a me piace molto questa frase, la traduzione poetica di un'opera prodotta dalla mano di Dio. I rilievi della prima cornice sono espressioni dirette e non mediate del divino, è trascendente che coinvolge sempre, secondo Piccone, non solo la vista e il tatto, come avviene per le sculture umane, ma anche l'udito necessario per apprezzare la musica e perfino l'olfatto. Suscitano una perfetta illusione di realtà nello spettatore. Gli intagli sulla parete, descritti nel decimo del Purgatorio, come l'iscrizione sul portico dell'inferno, manifestano il potere creativo di Dio in un momento di transizione nella commedia. Ancora una volta, la risposta del pellegrino a questa manifestazione è smarrimento. I rilievi sulla cornice raffigurano tre scene: l'Annunciazione, Davide e il trasporto dell'Arca Santa a Gerusalemme e l'imperatore Traiano e la vedovella. Oltre ad altri tipi di significato, i rilievi possono essere visti come organizzati secondo la logica dell'incarnazione. L'Annunciazione fu l'inizio di questa logica. Le scene successive presentano un evento visto come figura dell'umiliazione e del sacrificio di Cristo sulla croce. L'umiltà di Davide nel danzare davanti all'Arca Santa è un evento, come Dante chiarisce nell'incipit della descrizione, che portò alla resurrezione dell'imperatore Traiano grazie alla preghiera e di intercessione di Gregorio Magno. Traiano è descritto da Dante come il romano principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria. E quindi ora guardiamo queste tre scene di umiltà. In primo luogo l'Annunciazione, con l'angelo Gabriele e la Vergine Maria catturati nel dialogo. L'angelo che venne in terra col decreto che da molti anni lacrimava pace, che aperse il cielo del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto suave, che non sembiava immagine che tace, giurato si sarì che el dicesse ave, perché vi era immaginata quella che ad aprire l'alto amor volse la chiave, aveva nato impressa questa favella, ecce ancilla Dei, propriamente come figura in cielo si suggella. E qui abbiamo qualche esempio, molto velocemente, dell'Annunciazione contemporaneo a Dante, Arnolfo di Cambio, Nicola da Pisano anche, e suo figlio Giovanni Pisano, e ovviamente più tardi abbiamo questo bel esempio di Simone Martini. Ovviamente l'iconografia associata all'episodio è immensa, e qui abbiamo Botticelli. E come artista abbiamo visto dagli schizzi precedenti, era molto preso dal Purgatorio 10. Nel canto, la scena dell'Annunciazione non è semplicemente un artefatto visivo, ma sembra vivere e parlare a Dante. Non sembrava immagini che tace. Le descrizioni delle immagini si basano sul dubbio, non sulla certezza. Le percezioni sensoriali da cui dipende l'ecfrasi sono indecise, e in effetti i sensi si oppongono l'uno all'altro. Le immagini sono così convincenti che, guardando l'arcangelo Gabriele nella prima immagine, giurato si sarebbe che el dicesse ave. Il Dante personaggio, legato al senso, alle prese con la possibilità di comprendere appieno lo splendore della mimesi divina, crede di sentire le parole. Tale è il realismo o l'iperrealismo
dell'esempio mariano. Il posizionamento di Dante intorno a Virgilio nei versi 46-54 e poi 70-72 è altrettanto interessante. Virgilio ordina poi al suo discepolo di spostarsi e di guardare altri rilievi. Dante segue un movimento laterale, la visione del secondo rilievo è preceduta da non meno di tre trezzine preliminari che si potrebbe dire che Dante poeta compie poeticamente una specie di coreografia dei movimenti fisici e mentali che il pellegrino deve seguire per vedere bene il rilievo. La necessità di muovere la mente e il corpo, in questo caso, sembrerebbe corrispondere alla necessità di comprendere l'umiltà come l'esatto contrario di ciò che sembra essere, l'umiliazione abietta della dignità umana. L'umiltà deve essere intesa dialetticamente nel tempo e nello spazio, come il movimento del cuore che si sottomette al Creatore per essere elevato ad altezze che non si potrebbero raggiungere altrimenti. I passi del pellegrino devono ricalcare questo movimento, perché se prima si trova alle sinistre di Virgilio, mentre guarda il rilievo dell'umiltà di Maria, viene incoraggiato da Virgilio a guardare avanti e a passare dalla sua posizione subordinata ha una più indipendente improvvisione della liberazione del pellegrino alla guida di Virgilio in cima al Purgatorio. Tutto questo è molto diverso dalla posizione subordinata favorita da Dante nei confronti del Virgilio, di Virgilio nell'Inferno. Qui abbiamo due esempi molto velocemente. Il poeta tenesse io dietro mi mossi, o nel primo canto dell'Inferno, allora si mosse io li teni dietro. Tuttavia, la posizione di Dante e, per estensione, il suo rapporto con Virgilio è diverso sulla montagna del Purgatorio. Il loro rapporto si pareggiò, che alla fine comporterà anche un passaggio oltre da parte del Viatore. Gli esempi successivi del Purgatorio drammatizzano questa transizione. Per esempio, a Purgatorio 22, Dante camminava dietro a Virgilio e a Stazio, ma quando, in una terzina bellissima, che a poetarmi davano intelletto. Ma quando passa attraverso il fuoco, in Purgatorio 27, poi dentro al fuoco innanzi mi si misi pregando Stazio che venisse retro. E poi si trova in mezzo a loro, mentre nel Purgatorio 28, e tu che sei innanzi e mi pregasti, se altro vuol udir. Dante va avanti ai due poeti, qualunque sia il senso preciso di questo progresso spirituale, il suo modello è in qualche modo anticipato qui nel decimo del Purgatorio. Tornando quindi al nostro canto, possiamo dire che il movimento di Dante pellegrino è oltre Virgilio, Varcai, Virgilio, dice, ad avere il significato di passare oltre una soglia. E quindi riproduce, è qui una specie di prolessi, il movimento di Dante oltre Virgilio, verso Beatrice. E così arriviamo alla seconda dei rilievi sulla parete, il re Davide che danza davanti all'Arca Santa su uno sfondo di canto corale e incenso pungente. Non leggo perché leggo dopo. Come nel rilievo precedente, nella seconda immagine le figure divise in core a due miei sensi facevano dire l'uno no, l'altro si canta nella stessa immagine. Qual è l'effetto dell'uso di questi particolari giri di parole da parte di Dante? Allora, gli studiosi di Dante tendono a considerare questa confusione di sensi come un rafforzamento del potere delle immagini. Patrick Boyd, per esempio, fornisce un resoconto che quello che lui chiama il lavoro di squadra dei sensi nella commedia. E nota anche che la confusione causata dai rilievi sulla terrazza rappresenta una rottura di questo lavoro di
squadra. Ma mentre Boyd riconosce l'evidente fascino di Dante per questa rottura, non affronta la questione del perché questo fenomeno dovrebbe verificarsi proprio in questo momento. Il resoconto di Dante su come trovò i suoi sensi perplessi di fronte a questa creazione divina, proprio nel momento in cui si suppone che l'arte gli abbia trasmesso la conoscenza di qualcosa, evidenzia il problema del rapporto tra l'esperienza sensoriale umana e la coscienza di fronte all'opera di un Dio eterno. La scena che coinvolge Davide non è solo uditiva, ma anche olfattiva. I sensi di Dante sono contrapposti l'uno all'altro, fissando intensamente l'udito e l'olfatto. Ancora una volta il corpo è privilegiato, leggiamo gli occhi e il naso. C'è anche un sottotesto politico nei rilievi, il trasporto dall'Arca Santa a Gerusalemme e l'evento che suggella l'unione delle tribù settentrionali e meridionali sotto un'unica monarchia, un evento che Dante vede come parallelo alla fondazione di Roma. E i versi che seguono completano la storia di David. Per Dante, poeta, re David è l'umile salmista, era profeta, poeta, antenato e figura di Cristo. Viene nominato per la prima volta nella commedia come David Re in Inferno 4, al momento della discesa di Cristo nel limbo, un evento già alluso, come abbiamo visto, nel primo rilievo. Con l'apertura del paradiso, attraverso l'incarnazione di Dio, di Cristo, il più grande di tutti gli atti di umiltà e il suo sacrificio. Nel secondo libro della monarchia viene definito regge il Santissimo per le sue vittorie su Golia. Per Dante è anche una figura Cristi ed è, come abbiamo detto, un antenato di Cristo. L'umiliazione volontaria di Davide mette in atto l'antetesi fondamentale dell'incarnazione di Cristo. Sublimità attraverso l'umiltà, humilitas sublimitas. Nel convivio leggiamo: e tutto questo fu un temporale che David nacque in Roma, cioè che Enea venne di Troia in Italia e fu l'origine della città romana, sì come testimoniano le scritture, perché assai è manifesta la divina elezione del Romano Imperio per lo nascimento della Santa Città e fu contemporaneo alla radice delle progenie di Maria. Una citazione questa che, a mio avviso, collega i tre rilievi in un discorso coerente con l'incarnazione di Dio come exemplum più estremo di umiltà. Nel cielo delle stelle fisse, Dante dice all'apostolo Giacomo che fu Davide, il sommo cantor del sommo duce, il più alto cantore del più alto Signore attraverso la sua teodia, canto divino, e che per primo gli insegnò, cioè a Dante, di sperare nella salvezza eterna. Anche in questo caso basta pensare al miserere di me del canto 1 dell'inferno, tratto dal Salmo 50, miserere mei, che si riferisce al peccato di Davide con Becciba. Proprio come Davide era l'umile salmista e più e men che il re era, quando danzava davanti all'Arca Santa, così il poema di Dante, una commedia umile, diventa più grande delle opere dell'antichità e prende il suo posto accanto alla teodia di Davide come un canto divino moderno e per lo più scritto nel umile volgare. Così arriviamo all'ultimo rilievo, quello dell'imperatore Traiano, le cui insegne sembrano svolazzare nella brezza che agisce con misericordia nei confronti di una vedova offesa, la cui conversazione prolungata con lei è come il discorso dell'angelo Gabriele, miracolosamente catturata all'interno delle linee e delle figure del rilievo. Leggo alla fine questa bellissima conversazione.
ciò che è degno di nota è il rapido scambio tra la vedovella e il potente imperatore. Qui l'abilità della parola caratterizza la scena che abbiamo davanti. La leggenda narra che Gregorio Magno, dopo aver ascoltato questa storia di grande umiltà di Traiano, lo fece risorgere affinché potesse ottenere la comprensione di Dio e quindi conquistare il paradiso. È uno dei due pagani salvati da Dante, l'altro è Rifeo, ed è molto importante. Dante colloca Traiano nel paradiso dei giusti, nel canto 20, e lì lo colloca accanto a Re Davide, come nel rilievo precedente. Il canto 20 ripete essenzialmente gli eventi del canto 10 del Purgatorio. Colui che luce in mezzo per pupilla era il cantore dello Spirito Santo che l'arco traslatò di villa in villa. Ora conosce il metodo del suo canto e in quanto affetto fu del suo consiglio per umanar che l'altro tanto dei cinque che mi fan cerchio per ciglio. Colui che più al becco mi si accosta, la vedovella consolò del figlio, ora conosce quanto cara costa non seguire Cristo per esperienza di questa dolce vita e dell'Apostolo. Tornando adesso al nostro canto, Virgilio dirigerà ora lo sguardo del pellegrino verso una nuova meraviglia, solo che questa volta non è rappresentativa ma reale, anche se raffigurata con la stessa incertezza sensoriale delle sculture di marmo. Mentre io mi dilettavo di guardare l'immagine di tanta umiltà per lo fabbro loro veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte gente questi ne invieranno agli alti gradi. Fabbro, nella lingua antica, designa l'artefice in generale, ed è questo il significato nel Purgatorio quando è riferito da Guinizelli a Arnaud Daniel nel Purgatorio 26, fu miglior fabbro del Palar materno. Come ha dimostrato Maria Antonietta Terzoli, questi versi richeggiano i versi virgiliani che chiudono l'ottavo libro dell'Eneide con la contemplazione da parte di Enea delle scene istoriate sullo scudo, un altro esempio di ecfrasi classiche questa volta. E qui in Dante ancora una volta c'è un appello al senso della vista, agli occhi in particolare. Gli occhi miei che mi ammirar non erano contenti per vedere novità, onde son vaghi volgendosi per lui non fur lenti. A questo punto Dante poeta interviene per rivolgersi al lettore. Se noti l'anafora delle due terzine, non. È interessante che Dante cerchi qui di calmare le paure dei suoi lettori prima che essi apprendano effettivamente quale sarà la punizione, ma anche un sano prememoria del fatto che il loro futuro dolore della purgazione non sarà per sempre. Se hai raggiunto questo punto, sei già salvo. Non vorrò però che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuole che il debito si paghi, non attendere la forma del martire. Pensa alla successione, pensa che al peggio oltre la gran sentenza puoi ire. Per certi versi il purgatorio, come lo concepisce Dante, è un trattato di disciplina spirituale, nella disciplina della sottomissione e della soddisfazione. E quindi, per esempio, assistiamo alla combinazione di entrambe le cose, la costrizione dell'anima a un regime al tempo stesso punitivo e espiatorio. I versi di qui, sulla severità e la disciplina, sulla dura formalità, distinta dalla dolce sostanza della via purgatoriale, devono fare in modo che la speranza non venga mai abbandonata. Di nuovo, anche se ciò che Dante vede venire verso noi non è rappresentato, è comunque presentato e articolato con lo stesso lessico di confusione e incertezza.
È giusto che i superbi sono abbattuti da pesanti rocce che si abbattono su di loro. Ancora una volta Virgilio istruisce Dante a guardare e imparare e si picchia. Ci ricorda la punizione dell'inferno e il canto 18 in particolare, e lì il suono picchia accanto a uffa, anticipa le dure rime di Dante, se io avesse le rime aspre e chiocce. Qui abbiamo gli esempi, lì incrocchicchia, nicchia, scuffa, picchia, muffa, zuffa. Tornando al Purgatorio 10, Dante invoca finalmente i superbi sulla terra. La vista dell'umile stato dei superbi in purgatorio provoca questo lamento. O superbi cristiani, misere lassi che dalla vista della mente infermi fidanza avete nei ritrosi passi, non vi accorgete voi che noi siamo vermi, nati per formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi, di che l'animo vostro in alto galla, poi siete quasi automata, in difetto, sì come vermo in cui formazione falla. Devo sottolineare che questa immagine dell'angelica farfalla, dei vermi, questo grecismo dell'automata, stanno iniziando a ricevere una nuova necessaria attenzione critica. Per citare solo alcuni studiosi, il lavoro di Giuseppe Ledda sui bestiari medievali in Dante è qui fondamentale. Inoltre, più recentemente, Paolo Anasti ha svolto un lavoro molto importante su questo tema, leggendo i versi in questione attraverso una lente aristotelica, De Animalibus, con Dante che abbraccia la letteratura scientifica come un modo per sviluppare ulteriormente la sua lettura biblica. Il testo di partenza per tutto questo è il Salmo 21. Inoltre esiste un'enorme tradizione di commenti, tra cui Sant'Agostino, che afferma che tutti gli esseri umani, essendo nati dalla carne, non sono altro che vermi, e dai vermi viene creato un angelo. Questo vermo è un simbolo biblico di degradazione morale, ma Dante si avvicina al verme anche attraverso la scienza naturale aristotelica e riconcilia le leggi della natura con la grazia della resurrezione. Il verme è un topos, diciamo, penitenziale, un simbolo di umiltà reso popolare da San Francesco. Nel Salmo leggiamo «Ego sum vermus et non homo approbrium hominum et abiecto plebs», sono un verme e non un uomo, il disprezzo degli uomini e il rietto del popolo. Tuttavia, non tutti i vermi sono uguali. Ancora una volta c'è tradizione medievale un modo positivo di guardare ai diversi vermi. Negativamente pensiamo a Lucifero, a Cerbero nell'inferno. In chiave positiva e più produttivamente possiamo considerare il bacco da seta, il bombix in latino, non solo come simbolo della resurrezione, ma anche della perfettibilità dell'uomo, di trasformarsi nell'angelica farfalla attraverso l'umiltà. Nel Paradiso qui abbiamo un esempio straordinario di questo con Carlo Martello nel canto ottavo. La mia letizia ti tien celato, che mi raggi d'intorno e mi nasconde quasi animal di sua seta fasciato. Il canto conclude con una meravigliosa similitudine che di per sé partecipa alla funzione figurativa complessiva del canto. Qui Dante attinge al linguaggio dell'architettura, la mensola per raffigurare queste anime, come per sostentare solaio e tetto, per mensa talvolta una figura. Questi sono esempi da Bologna, Santo Stefano, i capitelli del Chiostro nel 200, e le terze immagini lì in basso a destra, il telamone a sostegno del protiro nella cattedrale di Verona, sempre del 200. Questo più
non posso è l'intertesto che ispirà lo scrittore irlandese Samuel Beckett nel suo romanzo L'innominabile. Il romanzo si conclude con quella che è una meravigliosa riimmaginazione del Purgatorio, con le parole: non posso continuare, continuerò. E aggiungo solo che Dante chiude il cerchio. La terzina finale del canto ripete l'allitterazione del primo, sempre con la lettera P, e in un richiamo acustico al peccato e alle sette P incise sulla fronte nel canto precedente. Ora vorrei concludere con un paio di considerazioni che indicano lo scopo di Dante qui e suggeriscono qualcosa della visione personale di Dante sulla superbia e l'umiltà. Questa immagine è un disegno del poeta e pittore inglese William Blake, che rappresenta le figure di Gerione. La ragione per cui lo cito qui è proprio per ricordare Gerione, questa bestia inquietante dalla frode. Nella versione di Blake l'accento è nettamente sulla coda, e questo mi pare molto appropriato per il fatto che quando si tratta di frode c'è sempre quello che in inglese noi chiamiamo the sting in the tail, cioè il veleno quando meno ve lo aspetti. Ferrucci scrive che Gerione non rappresenta solo la frode come categoria morale, ma anche come categoria estetica. Gerione è anche la personificazione della menzogna poetica, il che credo sia molto significativo. Tra le metafore adoperate nella tradizione occidentale per definire l'attività linguistica, tessere, intrecciare, è una delle più importanti. Ed è qui che questa metafora della pratica artistica è incisa nel testo. La sozzimmagine di frode di Dante, il ver che ha faccia di menzogna, è descritta con queste parole: l'odosso e il petto e ambedue le coste dipinte ave di nodi e di rotelle, con più color sommesse e sovrapposte, non fermai drappi, tartari, né turchi, né fortaitele per eragne imposte. Non c'è un'indicazione più chiara, credo, di questa metafora del tessere nel poema. È addirittura messa proprio sul corpo della bestia della frode. Inoltre la combinazione delle figure che nuota con le metafore nautiche e aeronautiche per rendere l'idea del movimento nel loro insieme suggerisce il viaggio poetico di Dante e il testo stesso. In questo contesto il Gerione di Dante diventa un emblema della testualità, drammaticamente legato al tema del viaggio del poema. Inoltre, il bisogno di giurare usando il termine comedia, perché è esattamente questo, la sua commedia, è una verità che ha il volto di una menzogna. Non dimentichiamo che nel Purgatorio 12 la stessa Aracne viene definita folle Aracne per aver preteso di competere con Minerva. Il termine folle è anche l'indicatore di Ulisse e del suo folle volo nell'inferno 26, e Ulisse è un analogo per Dante poeta, ma che diventa un simbolo di superbia intellettuale. E così è una cosa di cui Dante si preoccupa. Dante vuole che noi lettori riconosciamo che vi è anche un viaggio narrativo, non solo un viaggio del pellegrino, che le tematiche del testo sono rispecchiate nelle poetiche del testo. L'attenzione del testo verso se stesso, verso il proprio viaggio, è rappresentata da immagini nautiche. Nel Paradiso 10 Dante afferma che a sé torce tutta la mia cura quella materia onde io son fatta scriba. In effetti Dante, quando ha raggiunto il Paradiso, è diventato scriba dei. Ancora una volta viene suggerita la passività, non la creatività. Tuttavia, essere semplicemente uno scriba nella visione di Dante, e per lo più lo scriba di Dio, non è una degradazione. È essere il più grande dei poeti,
è l'essenza stessa dell'umiltà che Dante è uno scriba. Ci sono solo due autori in tutta la commedia. Uno è Virgilio, e nel canto 1 tu sei il mio autore, maestro, e tu sei il mio autore. Ma Dante lo correggerà in seguito nel Paradiso, riferendosi a Dio come verace autore. Anche il concetto di volume si applica solo a Virgilio e a Dio. Nella finzione del poema è il graduale movimento di Dante al di là di Virgilio, meravigliosamente illustrato nel canto 10 del Purgatore, perché io varcai Virgilio, per guardare alla rappresentazione del re Davide, l'umile salmista, che in seguito sarà chiamato il compositore della Teodia. È il passaggio a Dio che conferisce autorità al poema, e il suo contenuto è in qualche modo al di là dell'arte, della poesia umana e naturale. Si può dire che l'apprendistato di Dante come scrittore di Dio, scriba Dei, inizi qui nel decimo canto del Purgatore, nella sua rappresentazione linguistica del visibile parlare, in cui tutte le certezze e le convenzioni mimetiche vengono bruscamente rovesciate e annullate. Tutto questo avviene nel contesto di superbia e umiltà. La presunzione di Dante di rappresentare ciò che Dio rappresenta e di farlo attraverso il linguaggio, il volgare illustre e no, è nella funzione del poema un atto di umiltà, come l'umile salmista il re Davide. Grazie. Allora, passo. Passo adesso alla lettura del canto. Poi fumo dentro al soglio della porta che il malamor dell'anima è disusa perché fa apparir dritta la via torta. Sonando le sentì essere chiuse e se avessi gli occhi volti ad essa qual fora stata al fallo degna scusa. Noi salavam per una pietra fessa che si muoveva ed una d'altra parte sì come l'onda che fugge s'appressa. Qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il duca mia, in accostarsi or quindi all'atto che si parte. E per questo feci i nostri passi scarsi, tanto che prima lo scemo della luna rigiunse al letto suo per ricorcarsi, che noi fossimo fuor di quella cruna, ma quando fumo libri aperti su, dove il mondo indietro si rauna, io stancato e amendue incerti di nostra via, restammo in su un piano solingo più che strade per deserti. Dalla sua sponda, ove confine il vano, al piede della rippa che pur sale, misurebbe in tre volte un corpo umano. E quanto l'occhio mio poté trarre, or dal sinistro, or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale. Lassù non er mossi i piedi nostri anco, quando io conobbi quella rippa intorno che dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno di intagli sì, che non pur Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della montagna lacrimata pace che aperse il cielo del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto suave che non sembiava immagine che tace. Giurato si sarie che el dicesse ave, perché vi era immaginata quella che per l'alto amor volse la chiave. E aveva in atto impressa esta favella, ecce in cele dei, propriamente come figura in cera si suggella. Non tener pur ad un luogo la mente, disse il dolce maestro, che mi avea di quella parte onde il cuore alla gente. Perché io mi mossi col viso e vedea diretto da Maria, da quella costa, onde mi era colui che mi voea. Un'altra storia nella roccia imposta, perché io varcai Virgilio e mi fe mi presso,
a ciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro e i buoi traendo l'arca santa, perché si teme ufficio non commesso dinanzi parea gente tutta quanta partita in sette cori ai due miei sensi, faceva dir l'un no, l'altro si canta. Similmente al fumo degli incensi che vi era immaginato gli occhi e il naso e al sì e al no discordi fensi. Lì precedeva il benedetto vaso, trescando alzato l'umile salmiste, e più o men che il re era in quel caso. Di contra, effigiata ad una vista d'un gran palazzo, Micol ammirava sì come donna dispettosa e triste. Il mio ossi, al piede del luogo dove io stava, per avvisar da presso un'altra storia, che dietro a Micol mi biancheggiava. Qui v'era storiata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valore mosse Gregore alla sua gran vittoria, i dico di Traiano imperatore, e una vera vella lì era al freno, di lacrime atteggiata e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri, la guglie nel loro sovresse in vista al vento si movieno. La miserella intra costor pareva dir: Signor, fammi vendetta di mio figliol che è morto ond'io mi corro. Ed egli a lei risponde: ora aspetta tanto io che io torni. E quella: Signor mio, come persona in cui dolor s'affretta, se tu non torni? Ed è: chi fia dov'io la ti farà? Ed ella: l'altui bene a te che fia se tu metti in oblio? Ond'egli: or ti conforta che ei conveni che io solva il mio dovere, anzi che io muova. Giustizia vuole e pietà mi ritene. Colui che mai non vide cosa nuova produsse esto visibile parlare, novello a noi perché qui non si trova. Mentre io mi dilettavo di guardare l'immagine di tante umilitadi e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta. Molte gente questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei che ammirare erano contenti per veder novità de onde son vaghi, volgendosi ver lui non furono lenti. Non verrò però, lettor, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi. Non attender la forma del martire, pensa la successione, pensa che il peggio oltre la gran sentenza non può ire. Io cominciai: maestra, maestro, quel che io veggio muovere a noi non mi sembia in persone, e non so che sì nel veder veneggio. Ed egli a me: la grave condizione di lor tormento a terra li ranicchia, sì che i miei occhi pria ne ebber tensione, ma guardo fiso là e disveticchia col viso quel che vien sotto a quei sassi, già scorge poi come ciascun si picchia. Oh, superbi cristiani, misere lassi, che della vista della mente infermi fidanze avete nei ritrosi passi, non vi accorgete voi che noi siamo vermi, nati a formar l'angelica farfalla e che vola la giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla, voi siete quasi automata in difetto, sì come vermo in cui formazione falla. Come per sostentar solaio o tetto, per mensola talvolta una figura si vede giugner le ginocchia al petto, la qual fa del non ver vera rancura nascere in che la vede, e così fatti vi dico lor quando posi ben cura. Vero che più e meno erano contratti, secondo che avean più o meno addosso, e qual più pazienza avea negli atti, piangendo per dicer più non posso. Grazie.
questa complessa lettura, avevo avvisato, che, ma tutti erano già avvisati di questa prospettiva su un canto che effettivamente raccoglie una quantità enorme di segni e di significati che sono stati ben analizzati e disposti appunto in una prospettiva di lettura molto affascinante. Rilevo quanto sia importante quanto ha mostrato O'Connell a proposito del fatto che Dante dice di voler superare Virgilio, no? Sì. Topograficamente, ma sì. Poi in realtà con grande forza simbolica, perché in questo canto è quello che è forte è la grande il tour de force che, retorico che Dante mette in opera per poter configurare un'arte in gara con quella divina, che vorrebbe assumere la potenza significante dell'arte divina, e cioè far muovere le statue, far parlare le cose inanimate e via dicendo. È chiaro che Dante su questa via dichiara la sua sconfitta e la dichiara magnificamente con questa immagine della Cariatide, con quell'epigrafe finale del più non posso, che ricorda le epigrafi dell'antologia palatina, che vuol dire effettivamente non riesco a reggere questo peso, il peso di questa prospettiva, ma significa anche oltre a questo io Dante non riesco ad andare, non posso ancora ad andare, dovrei essere David, dovrei essere l'umile salmista, dovrei avere un altro tipo di linguaggio, non più quello fatto di menzogne, appunto delle menzogne poetiche e via dicendo. E questo è un progresso davvero straordinario, una prospettiva davvero straordinaria. Ma non basta, perché Dante ci offre anche il modello di quello che dovrebbe essere la più autentica e potente poesia, quella che poi lui raggiungerà nel paradiso e via dicendo. E lo fa con la recita del Pater Noster, nel mezzo di questi due canti, dove è invece inscenata l'arte umana. Invece le anime intonano il Pater Noster, che è un linguaggio in presa diretta da Dio, senza mediazioni, senza i vizi e le turpitudini della verbalità umana. E quindi, notate proprio, come è stato ben notato qui in tante sue articolazioni, la complessità del discorso di Dante in questa, che poi giustamente il grande critico d'arte Roberto Longhi definì, a proposito del confronto poi con Cimabue, Giotto e via dicendo, la prima lezione di storia dell'arte della letteratura italiana. E, insomma, di materia densa ce n'è. A proposito di materia densa, credo che la presentazione di O'Connell l'abbia sollecitato idee, suggerimenti e domande e inquietudini nel pubblico, per cui se volete, se avete domande da porre, siamo qua. Ma non siete costretti a fare domande, eh? Lo dico con grande umiltà. Mostrato Geraldo di Como l'Annunciazione, c'è un altro bellissima scultura, ora al Vittoria e Albert, fatto da un Alfa di Cambio, sì, che è considerato di essere sulla tomba di Brunetto Latino. Questa scultura di Geraldo di Como era messo nel luogo che prima a Santa Reparata erano la compagnia dell'Audesi di O San Michele, e la necrologia di questa compagnia è ancora, sì,
è ancora nel archivio di Santa Maria del Fiore e elenco tutti i prossimi della casa di Dante, Adimari, Portinari e anche Filippo Agenti che ha rubato i mobili della casa di Dante quando lui era bandito. E ho trovato questo affascinante perché anche queste tombe Boccaccio descrive come Guido Cavalcanti salta a queste tombe nel Decamerone e infatti aiuta a spiegare anche l'episodio nell'inferno dove il padre di Cavalcanti e Farinata sono nella stessa tomba accanto di Santa Reparata. Grazie, grazie Giulia. C'è un, l'ho menzionato durante la lettura, il libro pubblicato da Croce di Laura Pasquini che ha fatto vedere proprio l'arte contemporanea a Dante su cui lui avrà, può aver visto queste cose, contemplato tutte queste opere d'arte e pigliare la mente. È davvero un bellissimo libro, ma ci sono stati tanti studi dagli storici dell'arte su questo aspetto, specialmente su questo canto. Però quello che ho cercato di fare è di riportare il canto al letterario, cioè alla letteratura, perché per me questo è fondamentale, quello che fa Dante, no? Perché per comporre, diciamo, la commedia, Dante ha sicuramente necessità di una vasta biblioteca, ma come abbiamo intrapreso, anche una biblioteca visiva nelle città, nei paesi, Firenze, ma anche fuori durante gli anni dell'esilio. E con questo Dante, diciamo, ha risposto alla sfida di trasformare la sua arte temporale in eterna, da umana in divina. E come afferma Michelangelo Piccone, che ho citato prima, il messaggio che Dante intende trasmettere ai suoi lettori è semplicissimo, no? Se lui, come uomo, può aver peccato di superbia, okay, come lo dice poi quando è fra gli invidiosi, non l'ha fatto come poeta. Qui abbiamo uno degli esempi più alti della mimesi divina, come Piccone dice, la traduzione poetica di un'opera prodotta dalla mano di Dio. E infine Dante diventa, diciamo, annunciatore e divulgatore della parola e della verità divina, cioè lo scriba Dei. E questo è il modo in cui leggo il canto. Altre domande? Se nessuno si palesa, ringraziamo di nuovo il professor O'Connell, grazie a voi della partecipazione e arrivederci alla prossima lettura d'Antis. Grazie.